Salve a tutti signori, eccoci qui al video che vi avevo promesso sui droni di AliExpress, che è un mercato assolutamente gigantesco e che ha assunto forme letteralmente ridicole. Allora, se cercate drone, penso in RC Helicopters, trovate una serie di cose che assomigliano assolutamente, come ho detto, a quelli di DJI. Quelli che interessano a noi ovviamente sono i più economici in assoluto, per vedere che cosa minchia si sono inventati. Allora, mi pare che sia cambiata un po' anche la grafica di AliExpress, o forse è il Kenviste Store che... Vabbè, 580 ordini di Stromicro Water, che è un JJRC che io ho già sentito nell'ambito dei cessi assoluti. Infatti è molto piccolo, 13x3, ma neanche troppo piccolo. Comunque, insomma, se vi arriva in testa, vi danno una batterina dentro. Ovviamente c'è il video che noi ci guardiamo. Faccia i motori brushed e già questo lo rende un po' un cesso. Guardate che agilità. Cioè, ma è incredibile, signori, ma questo qui... No! Ma avete letto? È incredibile! No, pazzesco. Fuori, totalmente. Totalmente fuori. Pazzesco, guardate che... Cioè, guardate che fluidità di volo, ma... Hai detto. Drone per i bambini, regalo di Natale, dropshipping. Se lo regalate per qualsiasi altra festività, siete degli stronzi. Mini formato, può portare in tasca. Sì, chi? Tipo un bisonte con due tasche così. Allora, quattro canali, che può fare? Ascend, scendere, avanti, indietro, a sinistra lateralmente fly e a destra lateralmente fly, e anche di rotolamento 360 gradi. È una feature che deve esserci su tutti i droni cinesi. Qui ve lo scompongono anche, faccio notare appunto che i quattro motori sono dei brushed, quindi insomma, se vi dura 4 ore siete a posto. Sì, ecco, la batteria la caricate da sta charging interface, chissà cosa c'è qua dentro. Questa qui è più letale di attaccare un... Avete presente le USB killer, di cui tra l'altro ha fatto un bellissimo video il mio amicone Electroboom, che vi consiglio di andare a vedere. Cioè, ma guarda che intenso, cioè è proprio una... Cioè, questo è un momento pazzesco, padre figlio, ma... No, beh, questa non ci credo, scusa. E poi tagliati le unghie, Cristo santo. Adesso il plasticone da mezzo centesimo al chilo, lo chiamiamo Premium Anti-Collision Material, 13 grammi dal bon. Devo ammettere che forse quella 1S da 100 mAh ce la può fare. E per chi non ha capito, ora prende... Buon prodotto, ma di piccole. Ma considerando il prezzo, è grande. Bel prodotto, Bangladeshi Raneta parentesi. Sapevate voi che ci sono anche le domande su AliExpress tipo Amazon? Domanda numero 1. Si tratta di rimanere in un unico posto? No, no, no. Solo se calibrato? No. Manica minimo fino a scaricare la batteria. E quanti minuti bisogno di... Cosa? 20 minuti minimo di carica. 5 minuti. Vabbè, qui qualcuno, non lo so, non concorda sui tempi di ricarica. Dose contiene charger? Porta telecomando, ho avuto un charging. Ok. Repla, please. Piccolo aereo fuori. Dio Cristo, movimenti. E lì pianura di controllo. Ho bisogno di un GRCH48 mini RC, una batteria con il caricatore USB. Si prega di inviare Mad Detail VTQ di collegamento. Grazie. Risposta. No. Cac da Kikau Coil. Carco durante l'orattura... O la Zigiano. Cioè, come ha fatto a scrivere senza tutti i puntini sulle i? La fotocamera ha la apoe. Cioè, al primo livello, signori, abbiamo il titolo. Ancora un po' più in giù c'è la descrizione. Ancora più deep abbiamo le review. E proprio sotto al fondo dell'iceberg ci sono le domande e le risposte di AliExpress. Qui non solo c'è un messaggio del venditore verso i clienti, qui c'è proprio un insegnamento di vita. Gentile cliente, se il prodotto che avete ricevuto non è adatto o non essere utilizzato, si prega di contattarci prima di restituire le risposte. Noi lo tratterà. Noi non permettono ai clienti di perdere nulla. La comunicazione può risolvere il problema. Nessuna comunicazione è una brutta cosa. Grazie. Ha pure messo le foto delle review, quelle tradotte male, suppongo anche in inglese, siccome il drone ha eretto. Cosa vuol dire 42
centimetri oversized to meet your flight needs. Non ha senso, perché non... cosa vuol dire? Quali sono i miei bisogni di volo? Spiegatemi. Ah no, ho capito, perché gli altri droni sul mercato sono stronzi, sono a 30 cm, noi ti facciamo la slepa da 42, la camera, scusate, sembra uscita dritta dritta dagli anni 90. E questi veramente stanno propinando del ciarpame ma superiore, proprio c'è questo qui. Quant'è che lo fate pagare? Fammi vedere. 47 euro! Ma ci sono delle review vere almeno. Il drone fa solo quello che dice. Ciao a tutti! Ho ricevuto il pacchetto! Una scatola di schiuma, ma non imballato molto. Farcito come è caduto con pezzi di schiuma. In il kit non c'è abbastanza supporto per il telefono cellulare e due viti per viti. Non ci sono domande circa la qualità. Per questo il prezzo, il drone è degno. Oh beh, siamo solo al secondo drone, eh? Tutto UFO è uscito male, l'avevo già fatto vedere l'altra volta, quindi evitiamo di passarci sopra. Mentre... Anche questi li abbiamo già guardati l'altra volta, non chiedetelo, andate a vedere l'altro video. Voglio, ecco, questo qui l'avevo visto l'altra volta, è sempre degli amici di JJRC che fanno quei video con musica epica che proprio ci caricano. JJRC H49W Aqua Sol, sempre nomi veramente spaziali. Presenta il così sottile e il design leggero 0,95 cm sottile aircraft corpo con scomparsa di armi. Se in pratica vedete, ha una forma comunque molto scomoda, sempre dei motori brushed, quindi questo non vi dura più di qualche ora. Ha questa forma piatta, appunto, in cui è alloggiata una fotocamera che vi mantiene... Cosa fumi? C'ha le lucine per consumare di più la batteria. E niente, sembra veramente una tartaruga dei cieli. Questo prodotto è uno spreco di denaro. Il venditore non controlla i prodotti correttamente prima di inviare. Ricevuto il drone in 10 giorni, ma non ha fatto fly. Beh, figurati se non è utile questo. Ecco, questa è quella che io chiamo la categoria droni ebeti. È totalmente ridicola, non farebbe paura a un bambino, ma dai. RC Air, pesce che nuota, giocattoli, droni, RC squalo, pesce pagliaccio, palloncini, Nemo gonfiabile, coniglio, partito per i bambini, Christmas regalo. In movimenti di direzioni diverse, in quanto evitare gli ostacoli come ad esempio scale. Perché proprio le scale? Fatto per uso interno. Vola in direzioni diverse. Consigliato per l'età dei bambini 8 e fino. Non lo sapremo mai. Tipo squalo, pesce. Materiale, merda. These floating fishes are... non ho letto. Ah, sono i balloni più culli. Cioè, non ho capito, ve lo dite da soli. Circa 8-15 metri control distance. Vorresti dire 8-15 centimetri. Beh, adesso che ti ci possa buttare sopra in questa maniera mi sembra assolutamente esagerato. Adatto ai matrimoni, cosa? Cos'è sta roba? Il Kubo Fly? Cioè, non ho cambiato... Non ho cambiato articolo, siamo sempre qui. Eppure hanno cominciato a parlare del Kubo Fly. Oh, le domande, ci sono le domande. Come molti litro la Shark? Non so, ma la sua grande formato. Per me questo intende dire, serve l'elio o serve l'aria? E attenzione all'intelligente risposta. Ciao. O non ho provato. E rispondo comunque. Sembra a me solo di elio. Il grasso è più leggero dell'aria. Comunque a quanto pare c'è tutto un business anche per... queste stronzate di pesci volanti. Ma perché per forza i pesci? Questa foto è la definizione di possedimento. Che poi se rompo un'elica di questi droni qui, un motore, la camera, cioè, cosa faccio? Prendo e butto in blocco praticamente, perché non credo che esistano dei ricambi per roba con delle forme del genere. Allora, cercando qualcosa di più professionale, vedo che in realtà vendono veramente degli scaccassoni pazzeschi. Allora, cercando tra i droni più costosi, ho trovato il 2018 Swelpo Splash. Ah, si può buttare in acqua, cioè, ma vi rendete conto di che cazzo di feature è questo? Vabbè, se questo è quello che si vede sott'acqua, quel piccolo pezzo sott'acqua che effettivamente non vi dà DJI, ve lo dà lui. Impermeabili a sgancio, carico utile, tre assi della macchina fotografica del giunto cardiaco Swelpo Splash Drone 3. Ah, questi qui lo usano per pescare. Al massimo però il pesce deve pesare un chilo, se no giustamente non lo riporta. Mi spieghi perché dovrei acquistare io un prodotto del genere al fine di filmare sott'acqua? Cioè, ma pure nel vostro video professionale si vedeva che non si capiva niente. Vabbè, ci compriamo un drone militare, 35.000 euro. Sì, ma che militare, questo qua è un water radiocomandato. Cos'è questo? Un siluro?
ma è bruttissimo. E questo cosa sarebbe supposto di essere? Ma non so, cioè, fanno tutto loro praticamente, il radiocomando, il drone, si direbbe qualcosa di FPV, ma è veramente strano e mi sembra anche pesantissimo per avere una durata accettabile. Non capisco perché dovrei acquistare una roba del genere quando puoi assemblartelo, o comunque ci sono delle marche validissime anche cinesi. Comunque vabbè, metteteci qualcos'altro sopra, questo qui volerà troppo fluido. Non comprate sta roba, non comprate sta roba. Che cesso di radiocomando. Cioè guardate questi qua a che prezzo stanno propinando dei droni FPV. Perché questi qui alla fine sono droni FPV che vi assemblate mezzi da soli. Ma poi i ricambi di sta roba non esistono. Fate prima, fate a farne uno voi. Fate direttamente quello che volete. Non avete bisogno di andare a comprare sta roba qua. Penso che questi andessero bene circa un anno fa, perché questo mondo si muove rapidissimo. Un anno fa magari a qualcuno poteva interessare un preassemblato. Adesso con la facilità che hanno i componenti a mettersi uno assieme all'altro, veramente non ha senso. Piuttosto spendete 117 euro, vi prendete un originale XKK123 6 canali brushless, bilancia, sistema di ricotro, with loss. Non lavora nelle 3 dimensioni, lui lavora nelle 6 dimensioni. Bene, penso di avervi fatto vedere abbastanza anche per oggi. Questi erano i droni su AliExpress. Io vi lascio e se vediamo alla prossima.